Buongiorno a tutti i trader, a tutti gli investitori. Da parte di Pietro Liglia, ritorniamo con il nostro appuntamento, quello del lunedì dedicato all'indice Mid Cap e ai titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. E per questa settimana i titoli che abbiamo prescelto sono Maire Tecnimont, Retelit e Tamburi, però come nostra abitudine cerchiamo di capire come si è conclusa l'ultima settimana sui principali mercati azionari. È stata una settimana all'insegna del nervosismo sui i principali mercati azionari che chiudono in ordine sparso e l'Europa in leggero recupero, mentre a Wall Street si registrano prese di beneficio. Il market mover non cambia e perché il focus è sempre rivolto oltreoceano ai dazi emessi in campo dall'amministrazione Trump e che potrebbero essere aumentati verso la Cina. Importazioni si parla nell'ordine di 60 miliardi di dollari e poi anche verso il nostro paese dove proseguono le trattative per la formazione del nuovo governo. Quindi questi temi saranno senz'altro al centro anche di questa settimana e ricordando che questa settimana si riunisce anche la Fed per stabilire le prossime mosse in tema di politica monetaria dove se possibile un nuovo rialzo degli interessi oltre oceano. Ricordo anche che durante l'ultima ottava abbiamo avuto anche le decisioni prese da Fitch per quanto riguarda il rating sul nostro paese e che rimane stabile. Per quanto riguarda i nostri Mid Cap, saldo settimanale meno 0,5%, ma i prezzi si mantengono sempre sopra le ex resistenze, ora supporti, area 43.942.000 e per l'esattezza 42.300 e punti. E ricordo che siamo sempre sopra la media mobile di lungo periodo, quella di 100 giorni, e nuovi segnali di forza arriverebbero con i top settimanali posti in area 42.900 punti. Al contrario, sotto i 42.300 punti, possibile test sui 42.000 punti e a seguire 41.900 punti, vedendo la media mobile a 200 giorni. Andiamo quindi a vedere ora i titoli che abbiamo preso sotto osservazione per questa settimana. Si parte con il titolo Retelit, titolo che durante l'ultima settimana è andato a testare le importanti resistenze, top di periodo, posti in area 1,94-1,95. Attenzione perché oltre a questi livelli si sicuramente il titolo tornerebbe ad avere una forza importante, poi spingersi in direzione dei prossimi target posti appunto sulla soglia dei 2 euro. Ricordo che area 1,95 sono i top degli ultimi anni e fatti segnare appunto dal titolo che opera nel settore delle telecomunicazioni. Oltre al titolo Retelit, altro titolo che abbiamo messo sotto osservazione, anche in scia agli ottimi dati trimestrali che sono arrivati durante la settimana, è il titolo Maire Tecnimont, titolo appunto che ha comunicato i dati di bilancio del 2017, superiore alle attese, e il titolo ha subito beneficiato di tutto ciò, rompendo al rialzo le prime importanti resistenze, area 4,08, ponendo le basi per un test sui top del 2018, posti in area 4,50. L'eventuale ritorno in area 4,08, con chiusura anche del gap up, è stato aperto durante la giornata del 16 marzo, sarebbe un'occasione per rientrare in acquisto sul titolo Maire e Tecnimont. Ultimo titolo che andiamo a esaminare è il titolo Tamburi. Anche qui è il titolo che durante la settimana ha breccato al rialzo le prime importanti resistenze, area 6,10. Siamo ora in area 6,18 e le attese sembrerebbero di un test in area 6,40, oltre i quali il titolo darebbe un segnale di forza da rompere appunto un importante top di periodo. Anche qui su debolezza l'eventuale ritorno dei prezzi in area 6,08 8,10 extra resistenze potrebbero essere occasioni per rientrare in acquisto e quindi sfruttare la debolezza di breve all'interno di questo movimento rialzista che si è innescato ad inizio marzo. Quindi questi erano i titoli che abbiamo prescelto per questa settimana e l'augurio appunto è che quelli che possono fare regalare ottime performance. Io come al solito do appuntamento a lunedì prossimo ancora una volta con l'indice Mid Cap, i titoli più interessanti presenti all'interno di questo listino. Buona giornata e buon trading a tutti, ancora una volta da parte mia. Ciao e alla prossima.